vado? Stasera? Con qualcuno da qui? Tutta la famiglia è andata a fare. Sto raccogliendo questi riti. Poi dopo ne farò una scultura. Ci avete un fatto così che se non lo fate ogni tanto. Diciamo saluto tutti i vecchi ogni mattina. Le abitudini di ognuno di noi si sa quali sono, no? Perché al mattino o una cosa. Cioè, non mi rispondono neanche, o rispondono due o tre frasi e escono con tutta un'altra storia. Il maggior problema loro, cioè la cosa che magari di più li disturba in questo momento. Trovano qualcuno che sta semplicemente là e dice ah ah, e quindi raccontano. E a volte ti spaventa pure perché hai fatto una piccola domanda e viene sto fiume di cose, di problematiche, di film che si fanno. Però è bello, mi piace. Ammetto, quando dai ascolto alle persone che poi te lo devi prendere, cioè devi sentire quello che dicono. Cioè non puoi chiudere e dire ah ok, ciao. Cioè mostrare il rispetto, no? Quello che ti hanno detto. Oppure c'è questa cosa bellissima quando anche quando gli chiedi una cosa e ti rispondono tutta un'altra cosa, molte volte è quasi come se per un minimo momento come se ci fosse, come se si aprissi, non so, qualcosa nella realtà e come se vedessi tipo la divinità, non so, una cosa, cioè proprio una cosa vera che vibra, no? Quando le persone si aprono totalmente e dicono una cosa che è proprio giusta in quel momento. Io sono sempre a passaggio, io da quando ho 4 anni sono sempre a passaggio. In che senso? È perché sono nata in Polonia, però ho vissuto là solo 4 anni, poi i miei genitori sono scappati in Belgio, poi sono stati là 2 anni, poi sono andati in Germania, poi poi sono tornata in... no, com'era? Non mi ricordo neanche. Ah, poi dentro della Germania quasi ogni anno si spostavano. Poi sono andata in Polonia, poi sono andata in Spagna, in Quebec, poi sono tornata, ho finito la scuola in Germania, sono andata in Cina, poi in Siria, poi in Brasile, poi in Germania di nuovo e poi in Italia. Però in Italia ho 4 anni. Sì, a volte è un approccio quasi un po' come se fosse demografia o tipo statistica, nel senso tu sei là un po' fuori a raccogliere dati un po', come se fosse una ricerca scientifica. Non lo è ovviamente, però c'è quel, almeno la forma è un po' così. Sì, sì, il 21 settembre, festa di San Matteo. Usanza dei salernitani, fare la milza, triglie e peperoni. Noci. Dentro, no, sono già fatto. A pranzo. La triglia fissa, con peperoni arrostiti all'insalata, cozze, noci fresche come diciamo frutta, e poi la milza la sera, usando, la sera usando. Questo è il 21 settembre. Poi la sera
dopo che passa la processione, torniamo a casa, prendiamo il pane, ci mettiamo la milza dentro, andiamo a lungomare e ci vediamo i fuochi. Come fanno anche in Sicilia, si mangiano la milza con il fuoco. Sicilia, però, se non sbaglio, è Sant'Agata. E poi vi sapete che vi fate questo panino e poi? Con la milza, e andiamo a lungomare, oppure chi abita a casa, io abito a casa dove vedo i fuochi, mi metto fuori al balcone e guardo i fuochi a mezzanotte. C'è niente che fai, non so, una volta a settimana ti piace andare a fare la... Niente, non la facendo, non ci sta proprio niente, non la facendo. Ma proprio come tu, come persona, no, quando ti svegli? Come città, come città, come Salernitano, però. Tutti i ragazzi, come Salernitano. Non c'è lavoro, non c'è niente, non c'è niente. Questo sarà un grande rituale. Va bene, grazie. Buona giornata. Buona nulla facendo. Non ci fare niente. Maggiori scopi era di distruggere qualsiasi rituale, no? Vedevo il rituale o la regola, l'abitudine come una cosa che ti che è una gabbia, carcere, che è noia, che sai, perché pure quando sei più piccolo vuoi dire sempre rompere tutto, rompere, quindi qualsiasi cosa che si ripete la vedi sì, la vedi come noiosa, magari non conosci ancora la nostalgia, no? Perché sei piccolo, quindi non hai vissuto niente, quindi non vedi il valore positivo che può avere la regola. Come ti ho detto, cioè, per esempio i miei nonni, cioè, hanno 82 anni, scendono 3 volte a settimana a nuotare e secondo me si smettono di fare questo, muoiono fra un paio di mesi, è proprio una cosa che li mantiene vivi. C'è una bellezza nell'essere stabile, c'è una bellezza nel ripetersi. Ma la prima, il tuo primo dubbio si dice ripetitività o ripetitività? Si ripete dentro del ripetitività. Ah, quindi si ripete pure dentro del TTT. Ripetitività. Non ti preoccupare, tu ripeti. Io mi ripeto. Una volta anche un'installazione, cioè mi interessa molto quasi di maniera tipo statistica, dove inizia l'abitudine. Sì, sì. Cioè nel senso lo trovavo a volte molto meraviglioso, cioè mi meravigliava il fatto come una cosa era nuova, un atto di fare qualcosa era nuova per me. Poi se lo facevo la seconda volta era la ripetizione della prima e dopo la terza diventava un'abitudine e mi meravigliava molto questo passaggio dallo sconosciuto allo conosciuto. Anche, non so, quasi una... A volte ci vedo tipo una bellezza quasi matematica, no? Di numeri che si ripetono. La ripetizione, comunque. Sì, una sinfonia di piccoli ordini che si ripetono, che creano una musica. Non so se poi è bella o no. Certo, va bene.